Bradley, entrato in front. Come sta andando il giro in Italia? Ah, feliz. Muy feliz de estar acá, muy feliz de estar en Italia. Molto felice di essere qui. Y estar acá a través de Champs, porque es totalmente diferente desembarcar con un producto argentino en una capital como Milano. Bueno, la verdad que son muchas las expectativas, así que esperamos que funcione bien. A questo proposito, l'anno scorso eravamo qui a lanciare un'altra serie argentina che era Il mondo di Patti. Sì. E sono arrivate negli ultimi anni un'infinità di serie argentine in Italia. Perché dovremmo guardare voi? Qual è la differenza principale tra la vostra e tutte le altre? Champs, a differenza di Patito, credo che se non mi sale la parola. Está apuntado a otro público. Es un público un poco mayor, y bueno, que tiene más el deporte de por medio. El tema del fútbol, yo creo que esto llama mucho la atención de los chicos y de cómo se relacionan las diferentes clases sociales, pero a través del fútbol. Sì, secondo lei bisognerebbe guardare questa serie innanzitutto perché si rivolge a un pubblico di età un po' più alto rispetto all'età del mondo di Patti, e poi perché in più c'è l'elemento del calcio che attira molto e di come due classi sociali molto diverse si relazionano tra loro attraverso il calcio. Sì, e alla vez también che sigue teniendo l'additivo del baile, che in questo caso serían las porristas del club, del canto che también está. Bueno, y de chicos jóvenes, temas actuales y temas verdaderos. En più c'è il canto, il ballo, temi molto attuali e che piacciono molto ai ragazzi di oggi. A proposito dei ragazzi di oggi, in Argentina siete già degli idoli, probabilmente tra poco anche in Italia. Sentite della responsabilità rispetto al fatto di essere dei modelli di riferimento per i ragazzi giovani, per i teenager? Come vi relazionate con questo vostro ruolo? Lo que nosotros pensamos acerca de eso es que lo que intentamos hacer desde el guión y desde la actuación y desde la realización es que sean historias reales y que les pasen cosas de verdad, y a partir de eso, digo, los modelos están como tomados, en realidad hay como una ida y vuelta entre el mundo real y lo que pasa ahí, y lo que se intenta es como exponer lo más vivamente posible situaciones, dolores, padecimientos, felicidades, y que los modelos, digo, sean ellos mismos. C'è come, secondo Tomás, un andata e ritorno tra i personaggi reali e i personaggi della storia, perché le storie sono molto veritiere, quindi gli adolescenti si possono effettivamente identificare in questi personaggi perché trattano temi molto attuali, molto veri e molto reali, in cui gli adolescenti effettivamente possono trovarsi in situazioni molto simili. Ok, per di capire che il tempo è finito, vi chiedo un saluto per Bonsai TV. Un abbraccio forte forte per Bonsai TV. Sì. Un saluto forte per Bonsai TV. Ciao. Ciao.